Il centro di riabilitazione Teri di Cava dei Tirreni è da oltre 30 anni sul territorio. Nell'ambito della conferenza stampa di presentazione della 367esima edizione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento, tenutasi lo scorso lunedì 12 giugno presso il Palazzo di Città di Cava dei Tirreni, il giusto risalto è stato dato alla rinascita di un periodico che rappresenta un pezzo importante della storia del giornalismo cavese. Ci riferiamo al Castello, organo di informazione fondato nel 1947 dall'avvocato Di Mauro e dal noto avvocato e scrittore Domenico Apicella, volto assai noto della nostra emittente per il seguitissimo programma televisivo Pronto, chi è?, oltre che autore di una fortunata sintesi di storia cittadina e di altri volumi di carattere storico, di poesie o legati alla cultura popolare. La storia del giornale, che i cittadini cavesi di una certa età ricorderanno venduto con passione personalmente dall'avvocato Apicella in piazza e da lui stesso spedito a diverse centinaia di cavesi residenti fuori città e all'estero, si collega ad un certo punto all'ente Monte Castello, allorquando l'ormai anziano Don Mimì, come era affettuosamente chiamato l'avvocato, dopo averne proposto la cessione all'azienda grafica metelliana, su consiglio dei proprietari della stessa azienda fu ceduto all'ente che ancora oggi organizza la cosiddetta festa di Monte Castello. A raccontare queste vicende ai microfoni di RTC Quarta Rete fu un altro indimenticato giornalista e professore di Cava dei Tirreni, Peppino Muoio, in una trasmissione televisiva registrata nel 2015, non molto prima della sua scomparsa. Peppino Muoio è stato per diversi anni il direttore del Castello, prendendo in consegna il giornale direttamente dall'avvocato Apicella e avvalendosi della collaborazione del professore Franco Bruno Vitolo. Nella conferenza stampa che si è tenuta lo scorso lunedì 12 giugno, alla quale hanno partecipato diversi colleghi giornalisti ed hanno presenziato anche la moglie del professore Muoio e il fratello Giovanni, da molti anni amministratore unico dell'azienda partecipata Metellia Servizi, è stato quindi presentato il primo numero della nuova serie del giornale che vede quale direttore la collega giornalista della redazione del TG di RTC Quarta Rete, Rosita Cuomo. Ritorna alle stampe il Castello, organo di informazione della città di Cava dei Tirreni, ovviamente molto legato anche al folklore, ma non soltanto al folklore cittadino. È una grande emozione essere qui quest'oggi per presentare nuovamente il Castello a tutti voi che sicuramente aspettavate con ansia questo ritorno, come ho potuto constatare negli ultimi tempi quando si è affacciata per me questa nuova avventura che ho accolto subito con gioia e con entusiasmo, perché so quanto i cittadini cavesi siano legati al Castello e quindi per me è un grande onore ci tengo quindi a ringraziare il presidente dell'ente Monte Castello, Mario Spalano, e anche Francesco Loffredo che hanno creduto in me e quindi spero niente di essere all'altezza di questo compito. Il Castello si ripresenta anche in una versione digitale oltre che cartacea, giusto? Sì, per stare al passo con i tempi, ma anche per avvicinarsi sempre di più ai nostri lettori, che siano anche le giovani generazioni, appunto abbiamo deciso di avere due nature per il Castello, quindi una che sarà sempre quella in formato cartaceo, ma anche digitale, quindi ci sarà un sito dedicato, una pagina Facebook che sarà ricca di aggiornamenti e di articoli.